L'ennesimo stop arrivato da parte del governo nazionale sull'avvio dei lavori della Catania-Ragusa ha scatenato nuove polemiche. Da queste ha preso spunto il vertice odierno organizzato all'interno della sala giunta tra il sindaco di Catania Salvo Pagliese e i primi cittadini dei comuni attraversati dal percorso dell'arteria stradale progettata, che però continua ad essere una grande incompiuta. E tutti i sindaci sembrano intenzionati a prendere posizioni forti se non dovesse sbloccarsi la situazione. Dopo le promesse arrivate da alcuni dei ministri dell'attuale governo e l'immobilismo che si continua a registrare mettendo a rischio la vita di tutte le persone che ancora oggi continuano a percorrere una strada ormai datata e che troppe volte ha fatto da teatro di incidenti mortali e notevoli disagi per la viabilità. Credo che i tempi siano assolutamente maturi, abbiamo aspettato fin troppo tempo, un percorso avviato nel 2005, questo continuo rinvio del CIPE fissato e poi puntualmente posticipato ci fa gridare allo scandalo, anche perché non è coerente rispetto ad alcune dichiarazioni che sono state rilasciate da autorevoli ministri della Repubblica. Ecco quindi perché in maniera assolutamente sinergica, noi chiediamo la convocazione di un tavolo all'interno del quale i sindaci vengano coinvolti, insieme alla Regione Siciliana, al concessionario e ovviamente i tre ministeri coinvolti, quindi il Ministro per il Sud, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministero dei Trasporti. Non possiamo più aspettare, un'opera di fondamentale importanza per il nostro territorio che collega due province che stanno registrando una grande crescita economica, con una grande vocazione turistica, con un aeroporto di Comiso crescente, con il mercato ortofrutticolo più importante del sud Italia, con ospedali che sono stati inaugurati da qualche anno, quindi credo che sia assolutamente prioritaria quest'opera anche per il costo di vite umane che annualmente è costretta a subire. Chiediamo un tavolo tecnico, chiediamo un incontro urgente con tutti i ministri interessati. Non riusciamo a capire perché noi abbiamo avuto ampie assicurazioni da ben due ministri della Repubblica, dal Ministro del Sud e dal Ministro delle Infrastrutture, sulla realizzabilità dell'opera, sull'esistenza e sussistenza di tutti i presupposti, i requisiti perché l'opera prende il via. E invece adesso abbiamo scoperto che ci sono ancora dei problemi che non sarebbero stati superati. Ora, siccome a breve ci sarà un'ulteriore riunione del CIPE, sapremo a quel punto se il progetto sarà portato ancora alla riunione, quindi con esiti a questo punto immaginiamo positivi, ma se invece non sarà portato all'agenda del prossimo CIPE vorrà dire che il progetto sarà abortito e quindi a quel punto veramente sarebbe una situazione paradossale. In un contesto nel quale c'è un governo nazionale che diciamo, si batte molto perché vengano realizzate le vie secondarie, quindi diciamo, mettendo in secondo piano magari grandi strutture come la TAV. E non si capisce perché proprio un'opera come questa, che è una via secondaria per eccellenza, che però ha un interesse straordinario per tutto il nostro territorio, per il territorio del sud-est della Sicilia, non si capisce perché non debba andare avanti. Francamente è una situazione per noi ormai diventata intollerabile. Ormai non siamo più disposti a pagare veramente con le vite umane quelli che sono i ritardi incomprensibili dopo 15 anni per la realizzazione di quest'opera. C'è qualcuno che a orologeria tira fuori un problema sistematicamente affinché quest'opera non si realizzi. Noi abbiamo ottenuto il parere favorevole di due ministri della Repubblica, nonché del governo regionale con un atto deliberativo di giunta. Non capiamo se questo paese è governato dalla politica o dalle lobby. Le lobby sicuramente non fanno gli interessi delle nostre comunità. Noi siamo al fianco delle nostre comunità, siamo pronti a qualsiasi forma di protesta. L'ho detto in conferenza stampa. Io emetterò ordinanza di chiusura del tratto stradale che interessa il territorio di Carlendine, e così faranno anche i miei colleghi, al verificarsi di un altro evento luttuoso per le nostre comunità. Non siamo più disposti ad aspettare. Grazie.